Ciao amiche, ciao a tutte, benvenute sul mio canale. Allora, iscrivetevi sul mio canale se non l'avete ancora fatto e spolliciate se vi piacciono questi tipi di video. Ok, allora, oggi video acquisti di perline. Allora, di chi si tratta? Apriamo subito. Allora, apriamo subitissimo. Eccoci qua. Si tratta di perline Fimo & Co. Ho fatto un ordine per acquistare, dove ho acquistato le due campionature, le matte velvet, e in più ho fatto un piccolo ordine. Allora, partiamo subito. Allora, apriamo la prima. Eccoci qui. Parto subito da questa colorazione. Allora, questa è la Matte Velvet Mustard, che è praticamente un color zucca. Mi ricorda molto il colore della zucca. Quindi abbiamo 5 grammi di parsley, 5 grammi di super duo, 5 grammi di ginkgo e 5 grammi di gem duo. Ok, mettiamole qua. Poi abbiamo colorazione matte velvet brick, che è un color mattone, per me un color mattone. Anche qui abbiamo 5 grammi di super duo, 5 grammi di paisley, 5 grammi di ginkgo e 5 grammi di gem duo. Ok, così. Poi abbiamo la colorazione lemongrass, che è colorazione lime, sempre parsley, super duo, gem duo e ginkgo. Ok, quindi dicevo, questa colorazione lemongrass. Poi abbiamo la colorazione forest green, abbiamo le gem duo, le super duo, le paisley e le ginkgo. Questa è la colorazione che io preferisco, insieme a questa, che è la matte velvet purple win. Allora abbiamo le gem duo, le super duo, poi abbiamo le paisley e le ginkgo. La mettiamo qua, così. Ok, quindi queste sono le 5 colorazioni che si trovano all'interno del kit numero 1, anche se io credo che adesso questi kit siano terminati. Ok, poi apriamo la colorazione numero 2, cioè il kit numero 2. Allora, questi li spostiamo, mettiamoli così da poter comunque vedere le colorazioni. Ok, così li vediamo lo stesso. E apro la seconda kit. Allora, nel secondo kit abbiamo questa colorazione, che è la colorazione matte velvet carrot, ed è proprio color carota, molto più arranciato rispetto alla prima colorazione che vi ho mostrato. Quindi
abbiamo sempre le quattro perline, quindi Gem Duo, Ginkgo, Super Duo e Paisley, ok? Quindi una, due, tre e quattro. Poi abbiamo la colorazione, allora, Mushroom, che è un misto tra... Allora, è un grigio, però un grigio che secondo me tende anche un po' al verde, un verde molto molto scuro. Allora, abbiamo sempre le Paisley, le Ginkgo, scusate, le Gem Duo, le Ginkgo e le Super Duo, sempre bustine da 5 grammi. Poi abbiamo un'altra colorazione verde, ma in questo caso un Lizard Green, che è un verde muschio, ecco, per me è un verde muschio questo. Quindi Super Duo, Gem Duo, Ginkgo e Paisley. Ok, anche questo verde mi piace molto. Poi abbiamo la colorazione Dark Teal, che è un blu jeans, questo è un blu pavone, un blu petrolio. Sì, un blu petrolio. È molto molto bella questa colorazione. Anche qui abbiamo le Gem Duo, le Ginkgo, le Super Duo e le Paisley. Ok, infine ultima colorazione per quanto riguarda le matte velvet e la maroon, questo color vinaccio scuro. Ok, quindi sempre Ginkgo, Super Duo, Gem Duo e Paisley. Allora, io devo dire che le colorazioni che io preferisco sono 1, 2, 3, 4 e 5. Mi piacciono tantissimo. Anche le altre sono belle, un po' meno, però queste sono le mie preferite in assoluto. Ok, quindi queste erano le tue campionature per quanto riguarda questi colori velvet, matte velvet. Adesso sposto tutto e vi mostro l'ordine che ho effettuato. Allora, partiamo subito. Allora, ho deciso di acquistare un po' di perni. Allora, parto subito da questi. Questi sono delle basi per orecchino col cristallo, e in questo caso light peach, e sono praticamente un attimo che ve li tiro fuori. Purtroppo sto con una mano sola perché ho il piccolo come sempre in braccio. Allora, sono praticamente questi perni qui con l'anellino e la pietra di cristallo. Allora, ho acquistato sia la colorazione pesca che la colorazione red copper, quindi molto rosso scuro, e mi sa che ce ne... eccoli, anche verde oliva, questi. Poi ho acquistato una bustina di questi queste basi per orecchino, 50 pezzi totali, 25 più 25 le farfalline. Ok, e anche dove stanno? Ecco, queste basi a clip, perché devo realizzare degli orecchini a clip, anche se in realtà io cercavo delle basi per orecchini a clip
dove poter incastonare il rivoli, ma ho visto un po' sui vari siti e devo dire la verità, non li ho ancora trovati. Se voi sapete dove posso recapitare queste basi qui, appunto, per incastonare i rivoli, vi prego di scrivermelo qui sotto al box. Ok, vi ringrazio. Poi, allora, per quanto riguarda le basi, ho terminato, sì. E poi, sì, ho terminato le basi. Allora, ho preso un po' di perline varie. Allora, innanzitutto mi sono convinta ad acquistare queste coin che io non ho mai preso finora. Quindi, queste sono le coin a 14 mm e questa è la Etched Jetpool AB. Ho provato ad acquistarle. Poi ho acquistato dei cabochon doppio foro, in questo caso le rosette. Questa è la colorazione alabastro e pastel blu. Anche questa è la prima volta che li acquisto. Perché non metti a fuoco? Ok. Poi una confezione di Chevron Duo in questa bellissima colorazione che è la Jet Full AB. Bellissima questa, molto molto bella. Questa colorazione che è la Crystal Etched Gold Rainbow. Eccola qua, bellissima. Questa l'avevo già acquistata degli altri. Poi, scusate, mamma, buono qui. Allora, poi ho preso la Crystal Etched Graphite Rainbow, che è questa colorazione, anche questa molto molto bella. Ed infine la Jade Matted, che è questo bel verde Tiffany, molto molto bello. Poi due colorazioni di Moby Duo. Allora, questa è la Jet AB Full, bellissima questa, proprio è stupenda. Poi la Etched Crystal Vitra Full, anche questa devo dire che è molto molto bella. Poi una bustina di Gem Duo in questa colorazione Dark Gold Rainbow, bellissima questa colorazione. Anche in questo caso, per quanto riguarda le Super Duo, ho voluto acquistare le Crystal Violet Rainbow. Questa colorazione mi sta piacendo tantissimo e piano piano la sto acquistando in tutte le perline, come potete vedere anche le Gem Duo. Scusate. Poi un po' di colorazioni. Allora, dicevo, le Chocolate Matte, le Chocolate Matte, che sono queste super duo qui, molto molto belle. È proprio un cioccolato, un color cioccolato. Poi abbiamo le Pearl Shine Autumn, che è questa colorazione light. Questa è la Sapphire, bellissimo questo colore. Anche questo è la prima volta e devo dire che mi piace molto. Poi le Powdery, allora le Pastel Maroon. Questo colore qui, molto molto bello. E poi abbiamo sempre le Powdery, e in questo caso è il Pastel Pink. Ok, molto belli questi colori, mi stanno piacendo molto questi colori pastellosi. E il Pastel Turquoise, che è questo qui, bellissimo.
poi infine, per quanto riguarda le Super 2, il powdery blu, anche questo devo dire che è stupendo, molto molto bello, quasi un lavanda io direi questo, sì. Ok, poi ho acquistato un po' di perle, tutte da 4 mm. Allora, abbiamo le powdery teal, che sono queste qui, questo verde molto molto bello. Poi abbiamo le powdery pastel maroon, praticamente sono colori identici alle Super 2 che vi ho fatto vedere poco fa. Quindi pastel maroon, questo qui. Poi abbiamo il neon seafoam, questo qui che è troppo troppo bello, non può mai mancare. Poi abbiamo le neon raspberry, questa finitura neon è stupenda, ha questa pearlescenza all'interno che è stupenda veramente. Poi abbiamo le neon lavanda, questo qui stupendo anche questo. Poi abbiamo le powdery pastel blu, come le Super 2, le powdery pastel turquoise, anche queste come le Super 2, e infine abbiamo le neon slate, che è questo colore qui, che è bellissimo. Ok, questo era il mio ordine, oltre ai due kit. Ok, questo è il mio ordine. Poi ci sono gli omaggini come sempre. Ok, adesso apriamo insieme e vi faccio vedere. Allora, abbiamo queste due gocce, questi elementi a goccine così, poi una coppia di monachelle in rame, poi abbiamo una chiusura a T-bar con anellini color rame sempre, poi dei cabochon a doppio foro color viola, questo violetto qui, delle SO, due nappine in questo rosso bordeaux, una coppia di monachelle in argento, ok, delle coppette, queste qui in argento, tipo fiore con i petali così, e infine due cabochon, credo siano di madreperla, non lo so, credo, fatti in questa maniera. Ok, quindi questi erano gli omaggi e questo era il mio ordine. Niente, io spero che questo video vi sia piaciuto e che soprattutto vi possa essere utile. Io vi mando un bacione e vi mando al prossimo video. Ciao ciao!